gossip e curiosità a ritmo di musica con Francesco Gugliotta. È il 3 di settembre, buon pomeriggio a tutti in diretta, come sempre sulle frequenze di Radio Doc, ancora Francesco Gugliotta a tenervi compagnia anche in questo martedì pomeriggio, lo faremo fino alle 16, almeno quest'oggi, e lo faremo per i prossimi 10 giorni di questo inizio di settembre. Come sempre con una scaletta particolare, una scaletta diversa, una scaletta musicale ad hoc per ciò che ci racconta questo mondo musicale che noi poi in qualche modo riraccontiamo tramite le note. Non vi voglio anticipare nulla, vi dico semplicemente che parleremo di record e iniziamo subito con le nostre note, ricordandovi anche che potete ascoltarci e guardarci tramite il nostro canale YouTube in streaming, quindi cercate Radio Doc FM su YouTube, Musicology, e trovate l'appuntamento di oggi ma anche tutti gli appuntamenti passati. Nel frattempo, visto che è settembre, iniziamo con gli Earth, Wind and Fire, September 1978. Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata. Marijuana puritana non funziona, promette poi non fa.
col dito. Se ha benedetto il giorno in cui sono finito. In your eyes, sono altrove. L'estate dentro ai tuoi occhi è un'altra cosa. Il mare dove non tocchi è un'altra cosa. Quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così è un'altra cosa, sì. Che bel futuro popolare in pole position e con il mio go-kart. È tratto da una storia vera di una fiction, come si fa a restart. Io per partito preso non ho più capito se il popolo ha ragione o il popolo è impazzito. Finisce tutto il resto e resta all'infinito. In your eyes, sono altrove. L'estate dentro ai tuoi occhi è un'altra cosa. Il mare dove non tocchi è un'altra cosa. Quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così è un'altra cosa, sì. Sono più partito, ancora non ci credo se non fico il dito. Se ha benedetto il giorno in cui sono finito. In your eyes, sono altrove. L'estate dentro ai tuoi occhi è un'altra cosa. Il mare dove non tocchi è un'altra cosa. Quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così è un'altra. Sì. Quando mi guardi negli occhi è un'altra cosa. Quando hai l'estate negli occhi è un'altra cosa. Quando di colpo sorridi e ci tieni sospesi sul mondo così è un'altra cosa, sì. Un giardino curato è il sogno di molti. Irritec ti aiuta a realizzarlo riducendo lo spreco d'acqua. E poi terrazzi, balconi, parchi e strutture sportive. La risposta giusta ad ogni necessità. Risparmio idrico ed efficienza irrigua è il nostro motto. Scopri tutti i prodotti per l'irrigazione residenziale presso l'Irritec Factory Store a Capo d'Orlando, in via Consolare Antica 144. Irritec, la soluzione completa per l'irrigazione. Chi rompe non paga. Per questo c'è MyGlass. Per problemi con i cristalli, scegli il servizio impeccabile di MyGlass. Sostituzione rapida dei cristalli di qualsiasi autoveicolo. Riparazione del tuo parabrezza. Servizio a domicilio grazie alle nostre officine mobili. E 10 anni di garanzia per qualunque difetto di montaggio o installazione. Vetro rotto o scheggiato? MyGlass e non ci pensi più. A Capo d'Orlando, in via Tripoli, secondo tronco. Telefono 338 92 71 544. Una meravigliosa vacanza sulla costa tirrenica, ad un passo dai Monti Nebrodi e a pochi metri dal mare, senza rinunciare alla comodità di vivere le tue giornate al centro di Capo d'Orlando. Scegli Terraces d'Orlando e Balconies d'Orlando per un soggiorno indimenticabile. Chiama al numero 0941 91 80 42 o visita il sito www.costadorlando.com per una vacanza a 360 gradi. Costa d'Orlando. Enjoy your holidays in Sicily. Grafica, web e multimedia, allestimenti, promozione, social media. La comunicazione ha tante sfaccettature e l'agenzia di comunicazione Davision le conosce tutte. Visita il sito www.davision.it o contattaci al numero 0941 91 81 69. Saremo al tuo fianco per studiare la strategia comunicativa più adatta per la tua azienda. Scegli Davision. Insieme valorizziamo il tuo brand. Radio Doc. Radio Doc. Dagli anni 70 ad oggi. Facciamo solo grandi successi, ma soprattutto
Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Doc. Yo, baby K. Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspettiamo, quel sogno di un tramonto sudamericano. Tutta la vita a rimandare, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La musica, la faia, l'estate, la festa. Baby K, noi torniamo in diretta ancora sulle frequenze di Radio Doc, ancora con Musicology, ancora con Francesco ai microfoni a tenervi compagnia. Stiamo parlando di musica, ovviamente, in questo pomeriggio di Radio Doc, e proseguiamo facendolo con un record molto molto importante che appartiene da praticamente pochissime ore a Taylor Swift e al suo album Lover. Perché? Perché Lover, nella prima settimana di vita, ecco, diciamo così, ha già venduto 867.000 copie. Chiaramente ormai la vendita delle copie si considera tutto ciò che viene con lo streaming, con i download, insomma, non solo con la vendita fisica, anche perché sarebbe impossibile. Ma non è tanto questo il record, sicuramente numeri importanti, non è questo per il record conquistato da Taylor Swift. Secondo Billboard, infatti, Taylor Swift è la prima artista donna della storia a riuscire nell'impresa di vendere almeno 500.000 copie dei propri album nella prima settimana per 6 volte consecutive. Cioè, lui ha fatto 6 album e tutti e 6 questi album hanno venduto almeno 500.000 copie nella loro prima settimana d'uscita. Quindi sicuramente un grande risultato, se si pensa anche che
questo Lover non era stato accolto con il massimo entusiasmo dalla critica, in particolare i due singoli che hanno preceduto l'uscita dell'album, cioè Me e You Need to Calm Down, non avevano riscontrato i favori dei critici musicali. Invece il pubblico ha apprezzato particolarmente i due pezzi e ovviamente anche l'album, visto il numero incredibile di acquisti che abbiamo appena di cui abbiamo appena parlato. Allora ascoltiamo Taylor Swift, Complimenti, You Need to Calm Down. That I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out, and I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so just making that sign, must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate, 'cause shade never made anybody less gay, so on the internet, comparing all the girls who are killing it, but we figured you out, we all know now, we all got crowns, you need to calm down, uh-oh, 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 uh-oh. You need to calm down. Radio Doc. Doc Radio. Radio Doc. Radio Doc. Let's start living dangerously. Fantasy,
that you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa. So tell me, baby, I'm rolling up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Oh, yeah, 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 yeah. I keep on hoping we'll be cake by the ocean. Walk for me, baby. Walk for me now. I'll be pretty, you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Oh, yeah, 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 yeah. I keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. I keep on hoping we'll be cake by the ocean. Ooh. Oh, yeah, 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 yeah. I keep on hoping we'll be cake by the ocean. Hey, you're fucking delicious. Talk to me, go. Talk to me, baby. DNC, Cake by the Ocean, era il 2015, sono passati già 4 anni, quasi 5, vola il tempo, veramente un pezzo molto brioso direi. Noi siamo praticamente al termine della prima parte, a proposito di tempo che se ne va in maniera molto molto rapida. Abbiamo parlato di record, abbiamo ascoltato comunque della musica molto molto rilassante, o al massimo come quest'ultimo pezzo dei DNC, molto trascinante, coinvolgente. Preparatevi, perché nella seconda parte ci sono un po' di polemiche da gestire. C'è un lungo post, non riusciremo ovviamente a leggerlo tutto, però vi assicuro che è interessante. Magari poi lo andrete a ritrovare sui nostri profili social, perché c'è una grande polemica tra un artista e un'associazione. Capirete di più nella seconda parte, non voglio svelarvi nient'altro. Adesso però noi ci dobbiamo prendere una pausa, lo sapete, è tempo di pubblicità, è tempo di notizie del nostro radiogiornale, ma torneremo tra poco, sempre in diretta sulle frequenze di Radio Doc, sempre con Musicology, con la nostra scaletta. Nel frattempo vi lascio alle sapienti mani di Sam Smith e Normani con Dancing with a Stranger. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm so
a trovarci nella nostra nuova location al centro di Capo d'Orlando. Gustate le nostre pizze familiari e la nostra rosticceria. Troverete anche un angolo wine bar dove poter gustare i nostri prodotti e sorseggiare un buon bicchiere di vino o di birra. Vi aspettiamo! Speedy Pizza! Una meravigliosa vacanza sulla costa tirrenica ad un passo dai Monti Nebrodi e a pochi metri dal mare. Senza rinunciare alla comodità di vivere le tue giornate al centro di Capo d'Orlando. Scegli Terraces d'Orlando e Balconies d'Orlando per un soggiorno indimenticabile. Chiama al numero 0941 91 80 42 o visita il sito www.costadorlando.com per una vacanza a 360 gradi. Costa d'Orlando. Enjoy your holidays in Sicily. Sentiti unica, sentiti speciale, sentiti Mia Makeup, lo store per la tua bellezza. I prodotti che usiamo sono tutti made in Italy, ipoallergenici e non testati sugli animali. La nostra mission è renderti unica, perché la bellezza è un valore che appartiene a tutti. Da Mia Makeup trovi un efficiente servizio di trucco per cerimonie o per qualsiasi evento, con un personale attento ad esaudire ogni richiesta del cliente. Mia Makeup è convenienza e qualità. Ci trovi in Piazza Matteotti a Capo d'Orlando. Mia Makeup, Unconventional and Beauty. Dark time. Dark time. Dark time. A Radio Doc sono le 15. Doc News, l'informazione ad hoc. Benvenuti a questa edizione del Doc News, ai microfoni Antonio Puglisi. Misure di sicurezza stradale per evitare altre morti lungo la via consolare Pompei a Messina. Si è riunita infatti ieri mattina, alla presenza del vice sindaco Salvatore Mondello, la prima commissione viabilità e lavori pubblici presieduta dal consigliere Libero Gioveni. Anche la fascia Tirrenico-Nebro-Idea è stata funestata da incidenti stradali, a volte mortali. Lo ha confermato il report degli interventi del 118 stilato per Ferragosto. In prima linea dalla provincia di Messina il soccorritore professionale Giuseppe Mesi, che opera nella zona di Santo Stefano di Camastra e dintorni. Di solito, afferma Mesi, interveniamo almeno 4 volte al giorno trattando pazienti colpiti da ictus, malori vari, ma anche incidenti e cadute. La tempestività è fondamentale, può salvare vite umane. L'ultimo intervento del soccorritore ha consentito il salvataggio di una donna in gravidanza, trasportata poi all'ospedale di Sant'Agata Militello, rimasta vittima di un incidente stradale col marito, entrambi di Caronia, alle porte della città delle ceramiche. Ignoti, la notte scorsa hanno danneggiato a Lipari l'auto del giudice Angelo Giorgianni in servizio nella Corte d'Appello di Messina. La sua Porsche è stata colpita a sassate in più punti per un danno stimato in oltre 5.000 euro. Una denuncia è stata presentata ai carabinieri che indagano. Solidarietà al magistrato è stata espressa dal Consiglio Comunale di Lipari. È stata presentata da parte del gruppo consiliare Voliamo nel Futuro un'interrogazione al sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto relativamente ai problemi idrici presentatisi nell'ultima settimana. Chiediamo, dice il capogruppo Irene Ricciardello, una relazione sull'accaduto oltre a chiarimenti circa le 2 elettropompe acquistate nell'arco di poco più di 30 giorni per una somma che supera i 20.000 euro. Inoltre chiediamo le ragioni per le quali si è ritenuto di non emettere ordinanze di divieto di potabilità dell'acqua, considerato che dai rubinetti fuoriesce liquido torbido e male odorante, come segnalato da numerosi cittadini anche sui social. È tutto con l'informazione locale di Radio Doc. Vi ricordo che potete rimanere sempre aggiornati consultando 980.com. Doc News, l'informazione ad hoc, torna tra meno di un'ora. Radio Doc, Radio Doc. Dagli anni 70 ad oggi solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc, Radio Doc, Doc. Ragazza mia,
come sei diversa tu, cresciuta con il vento del sud. Io non farò in modo che la vita porti via dal tuo bel viso l'allegria. Vento del sud, accarezzaci col tuo respiro profondo. Portaci via verso il mare ad aspettare il tramonto. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Basta solo un attimo per guardarci e capire chi siamo. Negli occhi tuoi ci sono i secoli, negli occhi miei c'è che ti amo. Vento del sud, accarezzaci, portaci fuori dal mondo, dove ci possa cullare la leggerezza di un sogno. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto per noi. Accarezzaci col tuo respiro profondo, portaci via verso il mare ad aspettare il tramonto. Ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo soltanto. L'estate nel cielo, se puoi, ruba il tempo soltanto per noi. Il vento del sud con i Tiro Mancino, e anche di Tiro Mancino si dovrebbe parlare, come ha fatto quest'oggi la nostra Daniela Butto a Summer Morning Show, visto che il fratello di Federico Zampaglione, Francesco, ne ha combinata una delle sue cercando di rapinare una banca, ma questa è veramente un'altra storia. Noi torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Doc, Francesco Gugliotta ai microfoni a tenervi compagnia fino alle ore 16 in questo 3 di settembre. Tra pochissimo solleveremo veramente un polverone, in realtà è stato già sollevato. Noi ripeteremo questa polemica, cercheremo di far chiarezza su una discussione, secondo me abbastanza lunga e probabilmente anche senza via d'uscita, che si è sviluppata, ve lo anticipo, tra Jovanotti e gli ambientalisti. Sicuramente avrete sentito parlare del Jova Beach Party. Ecco, il Jova Beach Party non è che sia stato apprezzato proprio al 100%, a 360 gradi, ma capiremo di più tra pochissimo. Nel frattempo io vi invito a restare con noi, perché oltre a questa di polemica tratteremo anche altri argomenti e soprattutto ascolteremo una scaletta musicale veramente molto interessante, a partire da questo pezzo del 1999, veramente fantastico, Every Morning, Sugar Ray. Understand how to
cammina il come l'acqua, come l'acqua. Radio Doc. Radio Doc. Welcome to your life. There's no il mondo Carrabotta Gomme, vendita e assistenza pneumatici e cerchi, personale qualificato e specializzato per offrirti il top per auto, moto, truck, movimento terra, industriali. Da Carrabotta Gomme, Bridgestone partner per la provincia di Messina, convenzionato maggiori flotte di noleggio, Tire Hotel, presa e riconsegna veicoli a domicilio e assicurazione danni accidentali. Scopri tutte le offerte a te dedicate su www.carrabottagomme.com o presso la sede di Caprileone, Via Nazionale 316. Immaginati disteso al sole, a bordo piscina, con una splendida vista sulle isole Eolie. Villas d'Orlando, l'ideale per la tua vacanza di lusso nel nord della Sicilia. Godi di ogni comfort in un'oasi di tranquillità, a due passi dal centro città. Vivi una vacanza da sogno con Costa d'Orlando. Visita il sito www.costadorlando.com o chiama al numero 0941 91 80 42. Costa d'Orlando, libero come in vacanza, comodo come a casa. La fortuna non è un dispositivo di sicurezza,
Caposicuro e sicurezza sul lavoro per te e i tuoi dipendenti. Specializzato in antinfortunistica, abbigliamento, linee vita, protezione anticaduta, DPI, segnaletica. Proteggi il tuo lavoro e affidati a Caposicuro. Caposicuro è a Capodorlando, via Consolare Antica 556. Telefono 328 96 69 124. Meglio non affidarsi alla fortuna, meglio affidarsi a Caposicuro. Ci saresti cascato anche tu. Radio Doc. Radio Doc. Dagli anni 70 ad oggi. Solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Sdraiata sul divano con un caldo africano, provo a immaginare come fare la foto più bella dell'estate, che batte il record e mi piace. Mi serve un drone che dall'alto fa uno zoom, inquadra fluttuare stesa pancia in su. Ma sto per affogare da sole in mezzo al mare, tra milioni e milioni di buste, lattine, le sigarette e camucce, metà del pianeta di plastica. Gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, e anche colpa mia è evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te. Amare il mare, amare il mare, amare te. Ama un massimo se si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te. Amare il mare, amare il mare, amare te. Ama un massimo se mi ama. Amare il mare, amare il mare, amare te. Amare il mare, amare il mare, amare te. Ama un massimo se si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te. Amare il mare, amare il mare, amare te. Ama un massimo se mi ama. A chi non piace godere, a chi non piace comprare, serve spazio mentale per avere morale. Un Photoshop alla madre terra, ricordi like al pianeta terra. Milioni e milioni di buste, bottiglie, piattini e cosucce, metà del pianeta di plastica. Un bimbo gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, che è stata colpa mia evidente. Amare il mare. Dolce Nera, Amare Mare, e non è un caso se abbiamo appena ascoltato questo pezzo che è una sorta di inno all'ambiente e inno al mare, perché di ambiente adesso parleremo e di polemiche sull'ambiente parleremo. Avrete sicuramente sentito parlare, ci sarete stati anche qui a Messina o comunque avrete visto qualcosa del Jova Beach Party. Questo tour di giovanotti che si è svolto sulle spiagge di mezza Italia o comunque nei pressi delle spiagge di mezza Italia e che ha portato giovanotti e il suo staff, il suo entourage ad esibirsi proprio in zone protette dal punto di vista ambientale. Dobbiamo dire che ha avuto un grande successo il tour, però al tempo stesso ha attirato tante polemiche
e che sono piovute inevitabilmente sulle spalle di Lorenzo Cherubini. Giovanotti però, dopo averne lette di cotte e di crude, ha un attimo perso, secondo me, così la ciribilicoccola, si è un po' infastidito e con un post lunghissimo veramente su Facebook ha deciso di rispondere per le rime a tutte queste polemiche. Tra le righe si legge: non mi sarei mai aspettato che il mondo dell'associazionismo ambientalista fosse così pieno di veleni, divisioni, inimicizie, improvvisazione, cialtroneria, sgambetti tra associazioni, protagonismo narcisista, tentativi di mettersi in evidenza gettando discredito su tutto e su tutti, diffondendo notizie false, approfittando della poca abitudine al fact-checking di molte testate. Il mondo dell'ambientalismo è più inquinato dello scarico della fogna di Nuova Delhi. E questo ovviamente è una piccola parte, un passaggio molto polemico, diciamo, del post con cui Giovanotti su Facebook è tornato in realtà a difendersi dalle critiche al Jova Beach Party. Giovanotti ha sottolineato tra l'altro in questo lungo post di come lui si sia sempre confrontato con le associazioni, in particolare con il WWF, per cercare di incontrare sempre prima di mettere in piedi qualcosa in qualche posto tutte le associazioni, chiedere un parere, raccontare l'idea, e poi ha anche sottolineato di essere stato lui in prima persona a mettere come condizione di partenza il parlare con le associazioni ambientaliste. Invece ho visto, ha sottolineato poi Giovanotti, un delirio nei social, una miriade di cazzate sparate a bandera da chiunque, scusando il francese, una corsa al like facile da parte di sigle e siglette che hanno approfittato ogni giorno della visibilità offerta da un nome popolare e da un grande evento per cavalcare l'onda, mettersi in mostra, inventare palle, produrre prove false che nessuno mai verificherà, perché la rete è così. Tra l'altro, effettivamente è anche un po' complesso, no? Andare a risalire poi a quello che viene detto, quello che viene fatto, se viene poi effettivamente disturbato o meno la flora, la fauna. Se ricordate, nei giorni scorsi abbiamo parlato anche dei fenicotteri che si erano spostati proprio confusi, intontiti dai grandi decibel venuti fuori sostanzialmente dal concerto di Giovanotti. Però anche Giovanotti aveva risposto anche a questa accusa: questo scienziato sta dicendo una cosa che non è mai stata provata. E quindi qui entriamo poi effettivamente in un campo, in un terreno minato nel cui personalmente io non voglio entrare, anche perché non conosco queste faccende. Personalmente, dal punto di vista scientifico, non me ne occupo, quindi ognuno ha la sua idea. Magari voi la vostra ce l'avete anche, quindi ce la potete fare sapere al 347 91 81 690, o tramite i nostri canali social che ormai conoscete. Noi Giovanotti invece lo conosciamo benissimo e l'andiamo ad ascoltare con Nuova Era qui a Musicology su Radio Doc. Le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori, perché colgono la verità così com'è, e tu lo sai, nonostante tutti i guai, è la strada più diretta verso il cuore delle cose, che è sempre un cuore che batte come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria in un millesimo di secondo, fermo immagine del mondo e tu regina, ti chiami a grandi imprese, i pazzi come me. E quando io ti guardo mentre passi, fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere così sicura di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando la stessa cosa io e te nello stesso l'inizio momento. L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento! Non imparare mai quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batoste che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazioni, di bellissime ribellioni, di problemi e soluzioni. La deriva dei continenti ci avvicina, con un salto siamo in Cina, verso i tropici e poi qui. Comunicare non basta, con te mi sento una cosa sola, due sillabe della stessa parola. E
E quando io ti guardo mentre passi, fai tremare tutti i bassi, col tuo modo di procedere verso il futuro di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso l'inizio momento. Di una nuova era. Lo senti? Lo sento! Guardo mentre balli, vedo in cielo i pappagalli che compongono nell'aria mia perfette geometrie. Mi fai pensare alla luna, solitarissima luna. Lo senti? Lo sento! L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento! L'inizio di una nuova era. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Doc Radio.
just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way. Che gran pezzo, The Way It Is, era il 1986, noi torniamo in diretta, parliamo di tutt'altro, ci spostiamo al più che contemporaneo Mahmood, perché? Perché è uscito nelle scorse ore il nuovo video di Barrio, il brano di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, che è appunto il nuovo singolo dell'artista italo-egiziano. Ora, questo video riprende un po' la falsariga di Soldi, il brano che è valso a Mahmood grande successo, e soprattutto dei numeri veramente da capogiro. Parla di passato e presente, quasi un sogno, quasi una trasportazione onirica di quello che è la vita della periferia in cui è cresciuto Mahmood. Ovviamente lui è cresciuto nelle periferie di Milano. Barrio parla non solo della periferia milanese, ma della periferia in generale, no? Anche perché con il suo sound africano, ma anche latino, fa percepire un po' quello che si vive nelle periferie, per esempio, del Sud America. Dicevo però che comunque c'è sempre questa falsariga, questo filo conduttore che lega Soldi a Barrio, e cioè questa storia che viene raccontata attraverso due diversi assi temporali, e soprattutto c'è un altro minimo comune denominatore, e cioè Attilio Cusani. Chi è Attilio Cusani? È il regista del video sia di Soldi che di Barrio, e devo dire che ne vale la pena. Se andate a cercare proprio il video di Barrio, vale la pena dare un'occhiata, e Mahmood ha già ricevuto grandi attestati di stima da parte di tanti addetti ai lavori e anche di qualche suo collega. Per esempio Tiziano Ferro ha definito il pezzo e il video una vera bomba, quindi complimenti a Mahmood, e noi lo andiamo ad ascoltare. Siamo certi che diventerà una nuova hit anche questa, Barrio. Dicevi sempre vattene via, che non mi importa più di te, che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Se devo scalare la tua gelosia, preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi, soltanto per calmarmi. Giocavo coi videogiochi, per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre. Sai che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine. Ma non sparire mai come Iside. Mai, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Tanto
Vuoi festeggiare una ricorrenza in famiglia o un lieto evento? Vuoi organizzare il tuo matrimonio? Costa d'Orlando può rendere tutto indimenticabile. A bordo piscina o immerso nel verde, Costa d'Orlando ti regala una location perfetta per ogni occasione. Cosa aspetti? Chiama subito lo 0941 91 80 42. Costa d'Orlando, il posto giusto dove vivere i tuoi sogni. Vuoi una pizza leggera e digeribile? Ristorante Pizzeria Il Torrente a Capo d'Orlando. Il nostro segreto? La qualità dell'impasto realizzato con lievito madre e fatto maturare dalle 48 alle 72 ore. Realizzato anche con farina di camut e grani antichi siciliani macinati a pietra, tra cui tumminia. Inoltre, anche pizza senza lievito. Il Torrente è specializzato nella preparazione di alimenti e pizza senza glutine. E poi Il Torrente è anche ristorante con antipasti, primi piatti e secondi a base di pesce, ideale per piccole cerimonie. A Capo d'Orlando, via Torrente Forno 54, con telefono 0941 90 19 70. Radio Doc. Radio Doc. Dagli anni 70 ad oggi. Solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Doc. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay! La Libertad, Alvaro Soler, noi ancora in diretta sulle frequenze di Radio Doc fino alle 16 in questo martedì 3 di settembre. Proseguiamo con la nostra carrellata musicale e andiamo sempre alla ricerca di record o di grandi numeri. E questi sono certamente grandi numeri, perché
Per la 51esima volta in 10 anni di carriera, Marco Mengoni ha ottenuto un disco di platino. 51 è, insomma, non è che sono pochissimi. Il 51esimo si chiama, e lo conoscete tutti, Muhammad Ali, e ovviamente 51 dischi di platino da quando ha iniziato il suo percorso musicale non sono certo pochi. Il cantante di Ronciglione è davvero molto contento di questo nuovo traguardo e il suo pubblico è letteralmente invisibile, è impazzito, tanto che l'hashtag Muhammad Ali Platino è primo in tendenza su Twitter, o quantomeno lo è stato fino a poche ore fa, quindi certamente dei numeri importanti e anche un risalto mediatico importante a questo brano, ma soprattutto direi al lavoro ancora una volta egregio di Marco Mengoni, che si era già fatto apprezzare nel corso del 2018 con Ola, il brano in con partecipazione con John Walker, e con Muhammad Ali ha replicato, bissato, insomma, questo grande successo. 51, ripeto, 51 sono veramente numeri importanti. Marco Mengoni con Muhammad Ali. Succede di sincronizzare due battiti, questione di attimi ed eternità, e la paura di restare da soli si misura tra il tempo e la pubblicità. Succede che non conto più fino a 100, ha ragione l'istinto prima di parlare. E come sto, meno male sto, bene o male mi conosci. Succede sempre di sbagliare indirizzo, di cambiare una strada e rimanere a piedi. E tutto quello che sogniamo la notte si misura tra gli occhi e quello che non vedi. Succede che ti svegli ogni mattina, il tuo più grande nemico ti sorride allo specchio. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni, ad incassare la vita sul ring, in piedi come Muhammad Ali. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Succede sempre dopo ogni tempesta, l'aria non è la stessa e forse neanche tu. Che proprio quando vuoi dimenticare ti innamori di nuovo e non ci pensi più. Succede ogni volta che ho il coraggio di uscire in tempo. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. Si perde da sempre, da sempre. Siamo tutti Muhammad Ali. Qui si vince o si perde in un attimo. Siamo tutti Muhammad Ali. E come sto, meno male sto, bene o male tutti i giorni. Radio Doc, la tua radio. Radio Doc. I'm lonely. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever
Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. Feels like a barbarian still out. I'm losing my battles on the side road. Phoenix con If I Ever Feel Better, se mai un giorno mi sentirò meglio sostanzialmente, era il 2002, veramente bellissimo brano che ci ha accompagnato in sostanza al termine di questo appuntamento con Musicology. Sì, c'è lo striscione del traguardo proprio lì dinanzi a noi e quindi a me non resta altro che salutarvi, ricordarvi che chiaramente torneremo domani dalle 14.30 circa fino alle 16 a tenervi compagnia con la nostra musica, le nostre notizie e le nostre curiosità e ovviamente la nostra scaletta ben preparata, particolare, come sempre ad hoc, insomma, per tutti voi che ci tenete compagnia. E non potete assolutamente perdervi questo appuntamento, visto che lo portiamo avanti dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16 su Radio Doc, anche in streaming. Io nel frattempo però vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona continuazione di pomeriggio, di serata sulle frequenze di Radio Doc e qualora lo vogliate ci riascoltiamo domani. Ciao ciao! Radio Doc. Radio Doc.